Ora io vi faccio un video appropriato al Vangelo di oggi, in quale Vangelo dice, in quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli, sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettarne un altro? Gesù rispose loro, andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. E ai poveri viene annunziata la buona novella. Beato è colui che non si scandalizza di me. Ecco, io uso questa parte del Vangelo proprio di oggi nella chiesa ambrosiana, che è quella seguita qui a Saronno, per rispondere a una domanda che voi non mi fate, ma che faccio io stesso a me stesso, ed è quella stessa che fece Giovanni. Sei tu quello spirito paraclito che doveva venire? O dobbiamo aspettarne un altro? Vedete, io, in perfetta buona fede, ma anche umiltà, anche se non sembra, io vi dico, sì, sono proprio io che vi parlo. Voi vedete la verità che viene a voi, ed è quella che vi libera e vi libera per davvero. Qual è questa verità? E desidero mostrarvi questa straordinaria verità che vi libera e siete liberi per davvero. In un modo assai semplice e senza porre in dubbio ad altre cose, io ora in maniera semplice ve la mostro. Intanto cancello quello che è stato l'oggetto del mio lavoro di oggi. Perché la verità che sto per dirvi è un po' difficile da accettare, che da un poveraccio come me venga tutto questo. In che modo io vi rispondo, cari amici, e vi espongo questa verità? È questa. Se voi vedete questa linea, rispondetemi, cos'è questo? Voi avete due risposte che potete darmi. È una salita, ma la seconda è una discesa. Cos'è? Una salita o una discesa? È tutte e due. La verità è sempre composta di due verità uguali e contrarie. Coesistono. Come più uno e meno uno. Sono due verità uguali e contrarie, e coesistono. Quando nel sistema cartesiano
tutto parte dall'origine, parte sull'orizzontale un verso che va a destra assieme a un altro che va a sinistra, nella verticale uno va su, l'altro va giù, in profondità uno viene verso di noi, l'altro si allontana. La verità, in sintesi, è descritta dal terzo principio della legge dinamica, che afferma che sono sempre contemporanee due cose opposte tra di loro e ognuna vale di per sé in relazione all'altra. Di conseguenza, questa è una salita sulla base del fatto che l'altra è una discesa. Ma tra le due verità di una salita o una discesa, quale è quella che esiste per prima? Potreste rispondermi, ma è indipendente. Può essere una salita, può essere una discesa. Non è così, perché vedete, coesistono. Cosa significa che coesistono? Che si combinano l'una con l'altra. In matematica, quando una verità si combina con l'altra, si fa un calcolo che è quello della moltiplicazione. E allora succede che se queste due cose qui si moltiplicano, perché esistono entrambe e dunque noi per farle interagire le moltiplichiamo l'una con l'altra, il risultato è sempre meno 1. Se noi chiamiamo questa discesa e questa salita, si combinano e il risultato è la discesa. Voi dite, ma no, se io faccio più 1 per meno 1 viene diverso, no? Sia che sia meno 1 per più 1, sia che sia più 1 per meno 1, è sempre meno 1. Quindi su qualsiasi cosa io mi basi, quando coesistono, il risultato è questa azione, questa. Ma vedete, quando qui è la mia nascita e qui è la mia morte, perché io sto vedendo di andare a morire? Sulla base del fatto che la vera azione è questa, e grazie a questa io vedo tutto in modo uguale e contrario, in modo relativo. Grazie al fatto che il mio spirito sta scendendo dall'alto, grazie al fatto che tutto il mondo sta tornando all'origine, noi vediamo tutto il mondo che dall'origine va verso la fine. Di conseguenza, questa è la verità che vi salva tutti e vi salva per davvero. Perché se noi stiamo assistendo all'esistenza di un mondo totalmente imperfetto, in cui la vita nasce nel corpo per morire, questa è una azione certamente apparente, ma uguale e contraria al vero. Il vero è che tutto ha origine qui e ritorna nella pura dimensione di ciò che esiste in potenza di esistere. Per fare che cosa? Per acquisire quella potenza divina di far esistere da quel momento in poi tutto ciò che noi vogliamo che esista. Dipenderà da noi. La verità che libera tutti e libera per davvero è questa. Voi vedete il male fatto dalla natura. Vengono i terremoti,
che abbattono le case e fanno morire gli uomini, vengono le azioni diaboliche che uccidono gli innocenti, vengono anche cose buone, ma tutto ciò che sembra accadere in questo verso è in apparenza fatto, ma in verità è disfatto, è tolto di mezzo. E poiché noi vediamo sempre l'azione imperfetta che esiste nella vita, la cancellazione di ogni imperfezione significa l'attuazione della perfezione. Quindi noi stiamo vedendo l'attuazione della perfezione attraverso ciò che è uguale e contrario, e ci facciamo abbattere dal fatto che diamo importanza a ciò che è uguale e contrario al vero. Quando esistono due contrapposizioni, se una è vera, l'altra è falsa. Ma quale è vera? L'azione o l'azione uguale e contraria? È vera l'azione. E quale azione è quella vera? È questa che discende. È quello che Gesù spiegò a Nicodemo: se non scendi dall'alto e non entri nel regno di Dio. E disse Nicodemo a Gesù: un vecchio deve ritornare nel grembo di sua madre per nascere di nuovo? Non hai capito nulla, caro Nicodemo. La vita ha due versi: c'è il verso dell'acqua e c'è quello dello spirito. Sono uguali e contrari, sono i due estremi. Uno parte, quello materiale, dalla nascita e va verso la morte del corpo. L'altro, quello dello spirito, nasce nel momento della morte del corpo e nel ritorno a Dio, di cui il nostro spirito è di già spirito divino, ennesima parte di un Dio costituito da infiniti infinitesimi. Dio è consustanziale con tutti quanti noi. Noi siamo Dio. Ciascuno di noi è l'infinitesimo di Dio. E Dio è l'insieme di tutti noi. Vedete, Gesù rispose: i morti resuscitano, e io vi ho mostrato che tutti i morti resuscitano secondo ragione, secondo verità. Dio disse: i ciechi acquistano la vista, e io sto facendo a voi ciechi che date importanza alle cose che vedete e vi mostro le cose trascendenti, le cose che vedete, ossia le cose divine. Cosa di più di questa salvezza totale che io vi mostro? Sì, sono colui di cui fu detto che doveva venire, lo Spirito Santo Paraclito. Paraclito, para vuol dire attraverso, da para, CL, comunione e liberazione, ito, un andato, perché ito vuol dire in latino andato. Ma chi è andato come ito? Romano. Un romano passato attraverso quella comunione e liberazione attraverso la quale sono passato proprio io. E a questo punto potreste dirmi: ma guarda che presunzione che hai tu, romano. L'avrei, cari amici, se io dessi importanza a tutto questo. Ma vedete, in questo mondo chi sembra avere più importanza è chi meno ne ha. Il vero ente grandioso che esiste in questo mondo è lo zero,
Quando noi confrontiamo 1 e 0, chi è il vero potente? Rispondete, chi combinandosi con gli altri li avvalora, oppure chi combinandosi con gli altri li conforma tutti a se stesso? 1 per 1000 avvalora il 1000, 0 per 1000 avvalora lo 0. 0 in questo mondo reale è più forte di 1, perché 1 è servile, 0 è un valore assoluto che combinandosi con qualunque altro valore lo riporta a se stesso. Dunque io affermo che in questo mondo in cui siamo tutti spiriti santi, tutti uguali, tutti spiriti infinitesimi di Dio, non io e voi no, voi come me. E non fatevi rattristare dal fatto che io, per dire che lo siete voi, devo per prima cosa riuscire a ottenere che lo riconosciate a me. Certo che è difficile che voi lo attribuiate a me quando lo siete anche voi e non vi credete. È difficile. Ma vedete, io sono tanto umile da dirvi che in questo mondo reale il più forte non è il re, il più forte è chi in questa vita sembra un povero Cristo. Quello è il più forte, ma è anche favorito, perché una vecchietta vedova che non ha nulla, a lei basta poco, basta dare quel minimo che lei possiede per essere chi dà più di tutti. Volete che sia possibile che un ricco domini tutto quello che ha, tanto che lo dia con la stessa facilità con cui quella vecchietta dà quelle poche cose che ha da poter dare? Chi è ricco diventa schiavo della sua ricchezza in tutti i sensi, anche chi è ricco di valore e crede in quel suo valore è un poveraccio. Il vero che è grandioso è chi crede di non poter nulla, perché egli è nel vero. Chi crede di non poter nulla, perché in verità nessuno di noi può qualcosa. Solo Dio è chi può assegnare la potenza, la potestà. Quindi tutti noi siamo servi inutili, perché il lavoro nostro prodotto sembra grandioso, ma è fatto da Dio. Non siamo noi a farlo davvero, è Dio. E questo io vi dico, mi sembra che vi parli uno pieno di sé, uno che sia un pallone gonfiato. Il pallone gonfiato è gonfiato di se stesso. Io sono gonfiato di zero, ossia di nulla. Ma vedete, chi riconosce di essere nulla è chi è più grande di tutti. E chi vuole essere veramente il primo, si metta sotto l'ultimo e gli serva. Io così sto facendo della mia vita nei vostri confronti. Sto facendo di me uno che vi serve fino all'ultima parte della mia vita. Servo totalmente a voi. Non ho dato importanza alla mia vita, alla mia famiglia, a mio padre, a mia madre, alla mia sposa. Mi sono asservito al tentativo di risolvere i problemi che avete voi. Io non ne ho. E questo servizio è la cosa più importante che io posso fare. L'unica cosa che io umilmente vi chiedo: lasciatevi servire.